Per la mia forma mentis, la Falchiera, che è un quartiere riconosciuto come trascurato, come allora ha più bisogno di attenzione da parte di uno come me. Io mi sono chiesto come mai sono così legato, così collegato. Probabilmente, molto probabilmente è quel bisogno di identità e di radici che abbiamo tutti. Allora, se sei figlio di immigrato, di una zona lontana almeno circa 2000 chilometri, succede che quelle radici lì che aveva tuo padre non sono le stesse di quelle che hai tu, anzi tu ti rendi conto di non averne. Allora a quel punto cosa fai? Te le vuoi creare. Probabilmente è innato in ciascuno di noi il bisogno di avere, di riconoscersi in qualche radice, in qualche territorio preciso. Allora, diciamo che forse il mio lavoro nella prima volta che ho fatto la Falchiera è stato un bisogno di avere queste radici e di crearle, visto che nessuno me l'aveva data. Forse ho pensato a questa cosa, no? È una cosa psicologica che è una. E quindi questa cosa mi ha legato al quartiere anche per questo, mi sono legato ancora di più perché poi in effetti sono diventate veramente le mie radici, cioè mi sono reso conto che effettivamente sono quelle, cioè le radici che quando stanno soprattutto alla fine nella tua infanzia, no? Freudianamente, dice, è lì che ti formi, che diventi tu, che la tua identità si forma. Ecco perché mi interessa esplorare quel periodo della mia vita, no? Perché so, almeno per forma mia, per come la penso io, che ciascuno di noi si forma in quell'età lì. Da 0 a 15 anni, così. Ok, grazie. Chiuso. Ah, andiamo a fumare.